Saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Turbo Star di Laugh Garage. Buon inizio di settimana a tutti e oggi iniziamo la nostra settimana alla grande, io direi come sempre, a bordo del nostro amatissimo Turbo Star di Laugh Garage, che è un nome e una garanzia. Allora, oggi partiamo da San Pietroburgo e andiamo verso Vilnius. Come sempre vi ricordo che se siete interessati a scaricare e quindi ad utilizzare questa mod, nella descrizione dei video, sia qui su Twitch ma anche su YouTube, troverete i link appunto. Quello del sito internet di Laugh Garage e poi ovviamente anche un link dove potrete acquistare i giochi multipiattaforma scontati fino al 70%, oltre ai miei canali social. Come sempre ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica e ringrazio tutti coloro che mi lasciano dei messaggi durante le repliche, in particolare al nostro Leonardo, il nostro Leo, la mascotte del canale, ovviamente tutti coloro che stanno permettendo a questo canale di crescere. Sto dimenticando che devo andare prima a selezionare il carico, giustamente, altrimenti a voglia a piazzarti sotto il rimorchio non te fa agganciare. Qui là, Valterino, buon pomeriggio a te. In questo momento mi stai trovando nelle vesti di un autotrasportatore qua e sto portando niente po' di meno che il Turbo Star di Laugh Garage, ragazzi. Ralph Garage, nome è una garanzia. E come direbbe il grande Totò, ho detto tutto. Ben ritrovato, Valterino. E buona carica caffeina. E quindi buon pomeriggio a te. Bella mod. E ovviamente sto portando anche in live la DLC Buon viaggio. dei mezzi di movimento terra che ha rilasciato la SCS. Piccola lisciata di Gargarozzo prima di partire e ti faccio vedere anche i dettagli. Allora, se si toglie io ho acquistato un kit a pagamento che ho pagato 6 euro e mi ha dato il motore da 640 cavalli, le marmitte che vedi, queste in stile americano, il suono delle marmitte svuotate. In fallo così, ok. Da notare, se utilizzi le cuffie sentirai anche i dettagli più piccoli, anche sonori ovviamente. Che ve lo dico a fare, ragazzi, che ve lo dico a fare. Da notare l'antenna del CB, ovviamente questo dovrebbe essere una LEM. È uno spettacolo, ragazzi, oltre al dettaglio all'interno. Poi ovviamente ho utilizzato anche il mega pack di Sisal che ha inserito un po' di
di moda all'interno, fra cui la DeLorean che vidi sul cruscotto del mezzo, e si illumina, si vede il flusso canalizzatore, è molto piccola, ma si nota. Fatta veramente una mod fatta veramente bene. E nell'attesa, ovviamente, Voltare a sinistra. noi amanti del Turbostar, anche tra parentesi, noi utenti di farming, ecco, io personalmente non vedo l'ora che venga rilasciata anche la mod del Turbostar, quella di Peppe978, un altro streamer, stavo dicendo, sì, è anche un bravissimo streamer, un eccezionale, ma che dico di più, il più grande modder italiano su farming al momento, oltre ovviamente a Edomod che rilascia delle mappe eccezionali, ma ovviamente in questo caso parliamo ovviamente Tenersi a sinistra e poi di voltare a mezzi su sinistra. gomma. E quindi, carissimo Walter, stiamo Voltare a partendo sinistra. da San Pietroburgo in direzione Vilnius. Stiamo trasportando un altro mezzo di movimento terra qua. Un bel volgone. Oppla. S640 cavallucci qua. È uno spettacolo. Esatto, buon viaggio. E il navigatore dice pure, quando si è appena arrivato al punto di carico, dice: è stato un bel viaggio, alla prossima. Dice: non ho nemmeno iniziato. Tenersi a destra. Tenersi a destra, ok. Siamo alla terza edizione, sì. Questo è il secondo anno di fila, no, mi sa che è il terzo, no, terza edizione, quindi sì, il primo anno e mezzo. Infatti, settembre-agosto, da settembre 21, agosto 22. Sì. Ah, no, ho iniziato 19, sì, un anno e mezzo. Diciamo che questo è il secondo anno che sto portando questo format. Devo essere sincero, è un format molto gradito. Infatti, oltre alle visualizzazioni su Twitch, è molto apprezzato anche su YouTube. Quindi, considerando poi che lo stanno riportando, ecco, anche grandi streamer, quindi vuol dire che forse Zio Dab ogni tanto riesce a riesumare contenuti che magari sono stati leggermente non sottovalutati, ma magari presi poco in considerazione. Andare dritto. Un ottimo mezzo. Valterino Ale Ale, anzi Valterino Aiea Aiea. Cacchio, alla prossima distributore di benzina devo fare il rabucco qua. Mamma mia. Quarto di serbatoio. Anzi, per te ci vuole un bel Aiea Aiea che
è molto più del famosissimo GG, che è good, good job. Ah, yeah, yeah. E ovviamente grazie ancora per il supporto al canale. Ah ragazzi, non so voi, ma quando sto a bordo di questo mezzo è qualcosa di incredibile. Andare per... è quel uomo che fa la differenza. Qua c'è... Opla! Opla! C'è un monumento qua. Oh. Faccio vedere un pochettino. Ah! Ok, è arrivato. E vai. Rimanere a piedi qua. Vediamo un attimo però dov'è che c'è il distributore di benzina. Ah, ecco qua, Luga. Devo andare a Luga. Ok. Ok, andiamo. Anche perché non l'ho nemmeno esplorata sta città, quindi. Guida, buon pomeriggio a te, carissimo. Ben ritrovato ragazzuoli, buon pomeriggio, come stai? Ben ritornato e soprattutto buon inizio di settimana anche a te. Tenersi a destra. Uscire a destra, Luca. Luca? No, dice Lugano. Ma quindi può essere che la città di Lugano abbia preso spunto da questo nome qua, fa Luca? No. Chissà, Walter. Prepararsi a voltare a destra. Ah, qui ci sono un sacco di monumenti sulle rotonde, ecco, sui sensi rotatori. Voltare a destra. Ecco qua. Poi dopo dobbiamo girare attorno alla rotonda, quindi andiamo anche a vedere di quale monumento si tratta. Come siamo messi a gomme qua, mi sa, vabbè, diciamo che siccome non dobbiamo scendere in Turchia non dovremo avere problemi alle stazioni di Pisa. Ecco qua, mo siamo proprio tranquilli. Non so quanto ho pagato, ma. Prepararsi a voltare a sinistra. Adesso possiamo andare voltare in capo al mondo. A sinistra. Allora, però io quasi quasi vado ad acquistare anche il garage, visto che mi trovo qua. Eh sì, perché. Non so. Non importa, troverò un nuovo percorso. Capito, hai capito, no? Bello complicatuccio. Comunque congratulazioni, perché ho visto che anche il tuo canale sta crescendo. Ottimo, ottimo. Mi fa enormemente piacere. Ui, che qua devo girare? Sì. Alla prossima. Prepararsi a voltare a destra. No, mannaggia, vabbè. Ah, ecco. Voltare a destra. No, vado dritto, grazie. Ok, Valtrini, non ti preoccupare. Sto cercando un nuovo percorso. Buona continuazione, buon pomeriggio di nuovo, buona carica caffeina e ci becchiamo alle prossime. A sinistra. Eh sì, io penso che fino alle 17 più o meno dovrei essere ancora online. Se non ci sentiamo non ti preoccupare. Prima, come si dice, prima le cose della vita reale e poi tutto il resto.
Ma come dice zio Dab, passate quando c'è tempo da perdere. Ok, non ti preoccupare, tanto se non ce la fai, tranquillo. No, non ci sono problemi. No problema. Oh yes, oh yes. A quanti... Mi pare che sei arrivato intorno ai 150? Follower del canale, o sbaglio? O li hai superati? Mi sa che pare che li hai superati, mi sbaglio. È un ottimo risultato, voglio. Considerarsi a voltare a sinistra. Giriamo un attimo a destra. Navigatrice, qua c'è il capitano. Voltare a sinistra. Ah. Okay, cerchiamo un nuovo percorso. L'importante è che tu fai presente a Twitch che c'hai problemi, perché almeno così, insomma, non hai problemi che ti possono sospendere l'account. E tu, mi pare che, se non ricordo male, tu mi pare che già l'avevi fatta la segnalazione a Twitch, se non ricordo male, giusto? Mi avevi accennato settimana scorsa, mi sa 10 giorni. Ah, e vabbè, se Twitch ti dice che è surreale, allora va bene. Può darsi pure che effettivamente siano reali, eh. Allora, acquisto online. Configura flotta. Aspetta, qual era? Ah, sì. Ecco qua. Allora, questo qua. Oh, Luga, così almeno quando devo arrivare a Luga, qua subito faccio. Poi ci mettiamo subito. Un autista, anzi, un collaboratore. Allora, gestione camion, ecco qua. Salizza mappa. Perfetto, ecco qua. Gary, vai Gary. Boh, perché nella dashboard mi segna 50 follower. Può darsi pure che l'hanno fatto più o meno nella stessa giornata. E quindi non ti esce il dettaglio. Però se tu... Altrimenti, per vedere il dettaglio, dovresti usare Wisebot, e dal sito internet poi ti fa vedere data e ora. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. Follower voltare da seguire a sinistra. Però se Twitch ti dice che sono reale, allora a voltare a destra. A posto. Almeno tu il voltare tuo l'hai fatto, capito? Ah, ecco qua. Ora vediamo pure il monumento qua. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Scania, oppla, Scania, tu vedi che sta passando il Turbo Star, che fai, non di più, eh? Allora, mo quasi, vabbè, poi ci rivengo con calma qua. Quella Ludo, buon pomeriggio, grazie per essere uscire passato adesso. Come stai? Buona carica caffeina, fatta, se non l'hai fatta. Vedi un bel caffè,
Ah, se non ti piace il caffè, prendi qualsiasi cosa che ti piace. Ah, grazie, figo. Mi fa enormemente piacere, Ludo, quando mi passate anche semplicemente a salutare. Vuol dire che sono diventato, non dico quasi uno di famiglia, ma diciamo qualcuno che insomma a cui state dando la vostra fiducia. In questo momento c'è l'amico Ita 2165, poi c'era anche Valterino, mi sa che mi pare che è andato via. Valterino 81 e poi ci siamo noi qua. Tenersi a sinistra. Anche l'amico Ita è un altro streamer che piano piano anche il suo canale sta prendendo forma e quindi anche lui sta facendo un po' di rodaggio. Ludo Fswolf, mamma, Ludo, questo non so se te l'ho già chiesto, ma forse sì, mi sa che forse t'ho chiesto, ti avevo chiesto, per caso ti ho chiesto da cosa deriva il tuo nickname, perché adesso ho dei frammenti di memoria che ho chiesto a qualcuno il nick, ecco, non riesco ad associare il ricordo. Se non te l'ho chiesto, allora se magari se ti va di dirmi com'è nato, oppure altrimenti se te l'ho chiesto già e quindi già mi hai detto la solution, allora io mi ricordo poi subito subito. Uno mi pare che abbia preso spunto da un gioco o un personaggio di un gioco e aveva preso e aveva fatto il nick. Ora non so se sei tu o se è qualcun altro. E zio, ogni tanto qua c'è la memoria un po' corta. Quindi sarà un po' scurdari al boss. Rosmark. Andare dritto. Va bene, andiamo dritto. Ah, ma quello trasporta il vetro, ok, allora. Guarda questo. Zuzzutta, beh, che lo fanno sempre. Ida, comunque un consiglio che ti do è se qualcuno entra nella tua chat, ti scrive della compravendita dei followers, io ti consiglio intanto di bannarlo istantaneamente e poi di segnalarlo al Twitch, perché questi sono quelli che, a parte che non vedo l'utilità di acquistare i followers, ma poi fanno, come dire, screditano anche il canale, quindi il mio consiglio è istantaneamente ban senza, come si dice a Napoli, senza né leggere né scrivere, essere qualcosa proprio di immediato. E poi tieni sempre d'occhio gli iscritti. Non che siano pericolosi, però diciamo che c'è sempre qualcuno che magari, i famosi bot che si nascondono. In tutti i casi, mi pare che ti avevo mandato già il link. O io, Aleasso, mi pare che ti abbiamo mandato il link dove verificare se eventualmente ci sono dei followers, cioè per vedere se ci sono dei bot. E poi da lì puoi anche rimuoverli.
Io per esempio alcuni sospetti bot li ho rimossi. Quindi 50 più altri 30 ne ho rimossi. Perché entrano, si iscrivono, cioè lasciano il follow, però poi non scrivono più. Gli account poi possono diventare dei bot. E nel mio caso, o nel caso di noi affiliati, è un problema. Si rischia di perdere l'affiliazione e non mi sembra il caso. Quindi pure per te, magari, qualora tu dovessi avere qualche sospetto, io ti consiglio e ti invito ovviamente a fare la rimozione dei follower, ma ovviamente questo a tua discrezione, a tua secondo le due valutazioni, ecco. Per il resto, a parte questa cosa qui, caro Ita, autobus non ne porti più in giro ultimamente. Ogni tanto vengo nel tuo canale. Mi pare che c'è anche un canale YouTube, o sbaglio? Ita se n'è andato. Questo monumento mi ricordo. Oh no! Mannaggia, lo sapevo. Aia. Vabbè. Deve essere un reggimento di paracadutisti questo qua, mi sa. Deve esserci, si sembrerebbero le caritte. Bella questa foresta qua. Bella veramente. Oh yes, oh yes. Bisogna prestare molta attenzione ai limiti di velocità qui, perché scendono nel giro di qualche metro i 20 km orari, e se becchiamo pure la Dolax
ci fanno anche il photo finish. Soprattutto si prendono delle multine, voltare a destra, multe proprio tante tante. So you have to pay attention while driving here in Russia, but as well in Spain, because there are speed meters cameras that they shoot photos few seconds, so you must be careful while driving, because you will have to speed down the speed of your truck for 20 or 30 kilometers per hour, so you have to be very 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 careful. Quand nous allons conduire dans la Russie, mais aussi en Espagne, où naturellement je parle de Truck Simulator 2, et aussi en Turquie, il faut faire beaucoup d'attention aux limites de vitesse, parce que il y a des passages de réduction de vitesse de 20 km/h jusqu'à 30 km/h, donc il faut être très attentif et toujours très 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 prudent. Voilà. A voltare a sinistra. Ecco qui. 60 km/h. Ovviamente. Sinistra. Ah, siamo arrivati già alla doppia. Voltare a sinistra. Mercedes.
prepararsi a voltare a sinistra. Non volevo superarlo. Ah, le pale le hanno messe dentro al quel... Voltare a sinistra. A quella cassetta che sta di legno che sta sotto l'elicottero, sotto la pancia. Ingegnoso, ma... siamo quasi arrivati. Non male. Ok. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Prima? Questa è una radacia. Che assomiglia molto... Uscire adesso. Alla Polo della Volkswagen. Volkswagen Polo. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Mamma mia, sono arrivato a lungo. Villarreal. Uscire adesso. Villarreal.
prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Mi deve avvisare. No. Allora, quasi quasi. Sì, io direi di andarla ad esplorare solo. Ricalcolando il percorso. Sì, faccio un attimo il trabocco del serbatoio qua. Lo facciamo a bocco. Prepararsi a voltare a sinistra. Chissà quando guarderò. Voltare a sinistra. Questo pezzo di video fra qualche anno. Dirò quell'anno lì. Il costo del carburante in Italia, nella vita reale, era incredibile. 2 euro, ragazzi. Vabbè. Comunque. Andiamo avanti. Ah. Ci abbiamo da trasportare. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Ok, seconda uscita. Uscire adesso.
se la... Prepararsi a voltare a destra. Queste strade sono molto belle perché a tratti voltare a destra risultano, diciamo così, poco frequentate, quindi poco percorse, ma la loro bellezza è questo verde infinito che c'è sui lati della strada. È qualcosa di veramente meraviglioso e bisogna fare un plauso agli sviluppatori di SGS perché hanno creato una mappa eccezionale, poi stanno facendo un lavoro grandioso e quindi non vedo l'ora. Ora pronomi. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Oui, fermo. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania. Mi dai nervi. Grazie, Fermus. Grazie per il Brigitte Bardot. Buon pomeriggio a te e ben ritrovato. Mitico Fermus. Facciamo un po' di shootout. Come sempre. Mi passi sempre a salutare. Come stai? Buon inizio di settimana a te, carissimo. Poi stasera vengo da te. Ogni promessa è debito. Il mitico Fermus. Oramai qua. Prepararsi a voltare a sinistra. In questo canale c'è anche il tuo inno. Stamattina ho fatto ascoltare. Voltare a sinistra. Ai nuovi amici del canale. Oh, cosa porti di bello? Dici un po', dici un po'. E io vago! E io vago! Immagino. Forse gli inizi di novembre, mi sa, perché quando io ho portato The Heaven's Escape, quel gioco là, già non lo stai portando più. Hai fatto bene, così alteri un pochettino, sì sì, ottimo. Mitica Lancia, la mitica HF integrale, ma soprattutto anche la 500, visto com'è difficile. La che mi parla 696 dell'Apart. Prepararsi a voltare a sinistra. È proprio difficile da guidare. Bella potente, ma c'ha un'ottima aderenza. Un'ottima tenuta di strada. Voltare a sinistra. Ah, lo alterni un pochettino. Eh sì. Forse perché The Sims, diciamo, riscosso come dire, forse The Sims non ti tenersi a destra e poi voltare a destra, non sei riuscito a trovare, diciamo così, l'ispirazione per voltare a destra. Questo moscaggio il rosso. Opla. Ecco qua, attenzione. Alle 19 ci andiamo a divertire.
Fenbus. Oh yes, oh yes. Il mitico Fenbus che grazie ancora a te questo canale è andato sempre meglio. Ho notato e dico che mi fa piacere, perché almeno così c'è un giorno che stacchi, fai quello che vuoi, il giorno di riposo. È importante che diventi sempre una routine, ecco, che lo fai sempre, così ti stressi anche di meno e poi ovviamente rendi molto di più. Fenbus 08 ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille, Cheer 5. Ui, Fenbus, grazie per i bitterozzi. Grazie mille. Voltare. Con il tuo sostegno. E ne parlavo stamattina, mi sa. Ho riaccennato all'amico Valterino, mi pare. O qualcun altro, del grande sostegno che hai dato al canale, soprattutto all'inizio. Fenbus, mo mi sa che fra qualche mese, 3-4 mesi, sarà giusto un annetto che ci conosciamo qua su Twitch. Era prima, molto prima, mi sa che forse un annetto è già passato. Sì, perché ho conosciuto prima di, e mi sa che era di questi periodi qua. Poi ho conosciuto Zappa e insieme poi ho conosciuto anche gli altri, sì. Ah, dimmi quando la porti, che così vedo di organizzarmi un pochettino. Prepararsi a voltare a destra. Tu solitamente quando è che lo porti? Che così limito le live a una in giorno, così resto molto più concentrato in darti una mano. Comunque Fern, anche io stamattina ho fatto i tempi dolci. Domani sera si può fare. Pensi che per una mezz'oretta prima di andare a cena lo posso fare. Comunque ho fatto pure i primi debiti. Ho fatto, mi pare, 70.000. Però con i contratti che ho fatto stamattina sono riuscito a recuperare già qualcosina. Ok, sì. Vengo una mezz'oretta, 20 minuti, una mezz'oretta. Ti vengo a dare una mano, anche due. Anche Fenbus porta un gioco simile ad Eurotrack, che mi pare che si chiama Track Driver, giusto Fen, se non ricordo male. Ma il massimo dello spasso lo troverete quando porta passi puliti, ragazzi. È imbattibile. Fa morire dalle risate. Il controllore che riesce a sgamare i passeggeri a scrocco guardandoli soltanto a distanza, così guarda e dice: questo non c'è. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. E puntualmente lui sgama, ragazzi. Vuoi scherzare? È quello Ferno. A sinistra. Ferno ogni volta che pizzica qualcuno sono 120 euro di sfogliatella. Anzi, di Everons. Macchina. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Mi stavo andando il concetto d'acqua che ho sorseggiato prima di Raverse. Grazie. questo sketch, questa parte qua è bella, questa parte del film. Si veste, mette gli
gli abiti a voltare a destra. Da donna in persona, il personaggio di Lola ha fatto pure un gioco di parole. Voltare a destra. Del padrone di casa che vuole andare a riscuotere l'affitto e cercano di tamponare. Prepararsi a voltare a sinistra. Queste cose con il sì, insomma, fanno tutta una serie voltare di cambi di sinistra. Costumi da scena. Se non ricordo male, il film è Totò Truffa. Se avete adesso l'occasione, andatelo a vedere perché è molto divertente, soprattutto voltare a destra. Questa parte qua, quella del padrone di casa. Decio cavallo. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Poi alle 19 andiamo da zio Ferbus. Ci andiamo a fare due risate. Facciamo l'aperitivo spensierato. Facciamo un bel aperitivo dell'allegria. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Vado a cenare. Si va a cenare. Uscire adesso. Ferbus, comunque ho visto che piano piano la quota 900 si sta avvicinando. Ottimo. Prepararsi a voltare a sinistra. Buono Ferbus, ricordati che il mio motto è voltare a sinistra. Sempre meglio uno spettatore più che sto cercando di zero, un nuovo percorso. Almeno ci sarà sempre qualcuno che comunque ti tiene compagnia e poi tu gli tieni compagnia, perché tieni presente che mo ci avviciniamo anche all'estate, alla primavera, quindi le belle giornate e le serate uno magari le passa, diciamo così, all'aria aperta, in libertà, e poi fanno anche girare l'economia, quindi non ti preoccupare, è normale, c'è sempre quel calo di spettatori, però poi gli affezionati si vanno a rivedere anche le live e le registrazioni delle live, e quindi non ti preoccupare, vai tranquillo. Ah, mi fai morire da ridere. Per chi non conoscesse questo aneddoto, quando stavo mi pare 3 mesi fa, qualcosina in più, stavo facendo delle piccole modifiche alla farma, su farmi il medico dei terreni, e in sottofondo ovviamente c'avevo Fernbus che proprio quella sera stava facendo il conducente dell'autobus. Mi ha fatto ridere tante di quelle volte che ho dovuto rifare lo stesso ripiano, lo stesso punto l'ho dovuto ripetere 30 volte. Mi faceva ridere così tanto che io non riuscivo più a smettere. Comunque anche gli amici di YouTube vi invito, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi su Twitch, è gratuito, e poi ovviamente passate a seguire il canale di Fernbus 08 e ovviamente se vi va venite anche a me, venite a trovare anche a me qualche volta, è gratis, così diciamo permettete a noi streamer come Fernbus, la zappa storta e tutti gli altri amici che non ho nominato, amiche ed amici streamer, di poter crescere ovviamente sia dal punto di vista di pubblico ma anche nella qualità dei contenuti prodotti, e quindi sicuramente i vostri consigli sono sempre ben accetti, soprattutto per voi a voltare a destra. Soprattutto per voi che state guardando questo video su YouTube, come sempre vi invito a lasciare un bel commento
magari a lasciare anche qualche suggerimento e tutto. Voltare a destra. Eccetera, eccetera, eccetera. Oh, voglio. Siamo arrivati a Vilnius. Vilnius. Ah. Abbiamo fatto anche. Ferro, hai visto questo camion? Ti ricorda uno di quei camion che anche tu hai utilizzato su Farming là? Quello là che mi facesti provare, quello che facesti provare anche me, e c'aveva, notai che c'aveva il cambio che si muoveva prima ancora di accorgermi che anche la mod di Peppe 978 c'aveva lo stesso cambio che si muoveva. Tenersi a sinistra e poi. Che mod, ragazzi, che mod. Voltare a sinistra. Green free. A verità. L'ho fatto sta sterzata, ma con la visuale troppo veloce, ragazzi. Eh sì, un po' troppo veloce, infatti, ma ha fatto girare la testa. Amis français, pardonnez-moi ma prononciation. Je sais qu'elle n'est pas bonne, mais je suis hors d'entraînement. Aïe, di nuovo il problema ai freni. Destra.
tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, quindi basterebbe dire tenerla a destra e continuare dritta anche qua. Uscire a destra. Uscire a destra, ottimo. Tenersi a sinistra. Ok. Speriamo di non trovare un'altra deviazione. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Varsavia. Tenersi a destra. Varsavia. Sì. Varsavia. Uscire adesso. Varsavia, perché? Ah, forse la deviazione. Pensi capitano, niente da posto. Cioè sti semafori sembrano i semafori ad onda verde. Onda verde, che non è un programma radiofonico, ma è una, come dire, una sequenza di semafori verdi che venivano definiti ad onda verde. Man mano scattavano i verdi, forse rosso, verde, rosso, verde, grido, verde. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Ok, noi dobbiamo arrivare all'aeroporto di Vilnius qua. Voltare sì, sì. A destra. Quindi probabilmente il macchinario questo qua servirà per fare i lavori sulla pista. Andare dritto. Voltare a sinistra. Area commerciale qua. Siamo arrivati all'aeroporto di Capodichino.
voltare a sinistra. Aeroporto di Napoli Capo di Chino, a sinistra. Ma lascia miseria, io sto pur distratto qua. Eccolo là, l'aeroporto. L'aeroporto de Capo di Chino. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Mi sono scordato di ascoltare il navigatore. Voltare a destra. Voltare a sinistra. Probabilmente era un generale. Maddalena, dico il nome. Voltare a sinistra. No, di nome. Prepararsi a voltare a destra. Eccolo l'aereo. Voltare a destra. Oh, ne è appena decollato uno. Speriamo che non ci faccia arrivare con la cassone di là. Anche per noi viaggio molto soft. Oh, caparogero. E allora ragazzi, amici ed amiche, anche questo viaggio è giunto al termine a bordo del nostro Turbo Star di Rough Garage. Naturalmente per voi che state guardando questo video in replica su Twitch la programmazione continua, per voi che state guardando questo video su YouTube come sempre vi invito a lasciare un bel like al video, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E naturalmente troverete tutta una serie di link qui su per diversi link, fra cui anche i canali social, il link dove poter scaricare la mod di Rough Garage in maniera gratuita. E allora ragazzi, io vi ringrazio tutti e ci vediamo l'appuntamento per quel che riguarda il Turbo Star per la settimana prossima, quindi ogni martedì. Questo video sarà disponibile su YouTube tutti i giovedì alle ore 12. Io vi ringrazio ancora, thank you so much everyone, grazie mille a tutti, è stato un buon video. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.